Buonasera a tutti, benvenuti, soprattutto benvenuti da parte dell'amministrazione comunale di tutta la comunità olsaese ai nostri ospiti che ringraziamo per la loro presenza, ma soprattutto perché oggi condivideranno con noi la loro opera, il bellissimo documentario che verrà proiettato tra poco, Sardegna, Tempio delle Acque, viaggio tra i luoghi, le tradizioni e i riti della Sardegna alla scoperta del culto della vita. Uno straordinario progetto che consentirà a tutti noi di conoscere ancora meglio la nostra splendida terra, la Sardegna, la sua storia, le nostre origini, la nostra identità storica, culturale e antropologica e gli intrecci con le altre culture antiche. Tra linguistica, archeologia, antropologia, mitologia e performance art è il culto dell'acqua il filo conduttore. Dico due parole rapidissime sui nostri ospiti. Allora, innanzitutto gli autori del documentario, giovanissimi, Nicola Marongio e Cinzia Carrus, giovanissimi ma molto talentuosi. Allora, Nicola Marongio nasce nel 1986 a Oristano, focalizza la sua attività nelle performance art e nelle installazioni e esordisce pubblicamente con alcune di queste nel suo progetto artistico Sartiglia. Da segnalare che c'è anche il sito internet nel quale mi preme dire che c'è un angolino, diciamo così, virtuale dedicato anche a Olsai, a Sosmurron Arzos, quindi alla nostra maschera. Sempre nell'ambito di questo progetto artistico, appunto Sartiglia, realizza il documentario del quale cura regia, montaggio, fotografia, ricerca iconografica e compone anche e suona buona parte delle musiche. Cinzia Carrus, anche lei nasce a Oristano nel 1982, collabora con Nicola Marongio appunto al progetto artistico Sartiglia e in particolare per quanto riguarda il documentario che vedremo oggi, anche lei collabora alla regia, al montaggio, alla fotografia di scena, alla ricerca iconografica del documentario. Da sempre l'arte accompagna, diciamo così, la sua vita, il suo percorso. Sperimenta disegno, pittura, fotografia e partecipa anche ad alcune mostre personali, o meglio, appunto, ha fatto, diciamo così, alcune mostre personali, ha partecipato anche a diverse collettive. Poi qua a fianco a me, non ha bisogno di presentazioni, il professor Salvatore De Dola, laureato in glottologia, è proprio un esperto di linguistica, si è laureato con una tesi sulla lingua gotica, si è formato inizialmente alla scuola romanza e indo-europeista, sostanzialmente la scuola di Wagner, poi la scuola del germanista Paolo Ramat, mentre per quanto riguarda l'archeologia si è formato alla scuola di Giovanni Lilliu. Ha esordito come scrittore di ambiente, diciamo così, nel senso che ha scritto due libri sull'agriturismo della Sardegna. È un appassionato di montagna, da 42 anni è socio del Club Alpino Italiano ed è stato più volte anche il presidente in Sardegna e tre volte a Cagliari. Da 15 anni si sta applicando allo studio comparato delle grammatiche semitiche che abbina all'uso già acquisito dei vocabolari indoeuropei. L'indagine che sta portando avanti, diciamo così, tiene conto delle lingue chiamate romanze, di quelle chiamate indoeuropee, delle lingue semitiche, delle lingue sumera ed egizia. Recentemente, proprio nell'ambito dell'etimologia, ha inaugurato proprio una collana semitica presso l'editrice grafica del Parteolla e ha pubblicato i pani della Sardegna, la flora della Sardegna, i cognomi della Sardegna, la toponomastica in Sardegna, monoteismo precristiano in Sardegna, grammatica della lingua sarda prelatina. In fase di stampa invece l'enciclopedia della cultura sardana in 6 volumi. Forse dovremmo imparare a considerare la lingua alla stregua di qualsiasi altro documento a cui di solito facciamo appello nel tentativo di ricostruzione del passato. Perché questo spesso non accade, cioè noi tendiamo ad ignorare quel documento vivente che credo che sia di fondamentale importanza, che è la lingua, qualsiasi lingua, di qualsiasi lingua si tratti. Quindi, insomma, io mi auguro che si inizi a vederla da questo punto di vista e auspico anche una collaborazione tra studiosi. Salvatore fa continuamente appello a questo, perché sia ad altri linguisti, mettendo insieme gli studi di ciascuno, ma anche a studiosi di diversi campi, quindi
chi si occupa di antropologia, chi si occupa di linguistica, chi si occupa di archeologia, perché è importantissimo e fondamentale il lavoro di squadra in questo senso, perché chiaramente abbiamo ciascuno i propri limiti dettati anche dalla, insomma, proprio contingenti, quindi per approfondire tantissimo una materia non basterebbero chissà quante vite, perciò se non facciamo un lavoro di squadra in questo senso è difficile arrivare a scoprire cose che sono immense. E un'altra cosa, ricollegandomi alla sua osservazione bellissima riguardo alla sommersione del potere, quindi il carnevale e la maschera come strumenti per sovvertire un ordine imposto e anche per cercare di emanciparsi, anche se solo in quel frangente, no? È interessante, credo, osservare come la lingua si è modificata grazie a studiosi come Salvatore che riescono ad andare anche oltre lo strato latino e greco, che è quello che più mainstream, se mi passate il termine, che viene solitamente proposto, perché così possiamo anche osservare quali sono stati gli anticorpi che il potere ha via via prodotto riguardo ai tentativi di sovversione. E insomma, quindi un ulteriore grazie a Salvatore che ci permette di mettere in luce tutti questi elementi che sono utili a noi oggi, non solo per uno studio fine a se stesso, come potrebbe apparire a tratti, perché si vedono tantissime cose dettagliate e uno dice sì, ma perché? Perché? Il perché c'è ed è anche bello grosso, se abbiamo voglia di coglierlo, mi rendo conto che è impegnativo, però i frutti sono molto preziosi, quindi invito... Il mio invito è questo. C'è da dire appunto quello che io dico chiaramente nei miei libri, che Wagner era una persona che conosceva sì le lingue moderne, ma solo quelle, e comunque era un nazista con tutto ciò che ne consegue. Ecco. Vorrei notare solo questa cosa, su una cosa molto importante riguardante Wagner, Hitler o chi che sia. Wagner è morto, Hitler è morto, il nazismo oggi è bandito formalmente. Quindi riflettiamo, i regimi se ne vanno, le persone muoiono, però siamo noi oggi che facciamo andare avanti i regimi anche se non esistono più formalmente. Wagner oggi ha ancora effetto grazie a noi ogni volta che non ci poniamo domande e la smettiamo di chiederci il perché delle cose, il perché quella parola, quel suono. Quindi riflettiamo su questo, che i regimi vanno avanti sempre grazie a noi, e quindi pensiamo cosa possiamo fare riguardo a questo. Chiudo dicendo che il film è bellissimo, grazie a loro ovviamente, mica a me. Hanno fatto un'opera d'arte e qua avete davanti degli artisti e dovete applaudire principalmente loro. Grazie infinite. Io devo aggiungere necessariamente che il film non sarebbe potuto essere tale senza le tue ricerche, il tuo, diciamo, percorso di studi. Quindi un applauso anche a Salvatore De Dola, che si è riuscito a fare tanto perché ci ha messo tanto impegno. E quindi un altro grazie da parte di Nicola e Cinzia e di tutto il pubblico. Grazie. Allora, io intanto volevo ringraziare gli autori, perché davvero il documentario era veramente molto interessante, avete fatto davvero un ottimo lavoro. E ringrazio in particolare il professor De Dola, perché è davvero un uomo, abbiamo visto, di grande cultura, profondo conoscitore delle tradizioni della cultura sarda e soprattutto un profondo conoscitore della lingua sarda, e noi ne approfittiamo, già ne avevamo parlato anche con Giancarlo, per averla di nuovo qui a Dolzai quando lei sarà disponibile, proprio perché vorremmo, diciamo, approfondire e approfittare appunto delle sue conoscenze, soprattutto riguardo la lingua, in modo, diciamo, da riproporre dei temi fondamentali e riscoprire la nostra identità, perché penso che queste siano sempre occasioni proprio per diciamo, confrontarci con la nostra comunità e avere persone appunto capaci di trasmettere conoscenze e quindi davvero cultura. La ringrazio.
Allora, io vorrei fare i complimenti per il documentario, non solamente per i contenuti che veramente ho ritenuto affascinanti e ci hanno consentito proprio un arricchimento culturale non indifferente, ma poi anche e soprattutto per le immagini, per le installazioni anche che abbiamo visto appunto nelle immagini e per le musiche. Complimenti quindi ai giovani autori, complimenti al professor De Dola e grazie.